Ciao amanti della pizza e bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere come fare una ciabatta come quella che stavo per addentare. Come alcuni di voi sapranno, vivo in Irlanda insieme alla mia famiglia e qui è davvero difficile trovare le ciabatte, così come è difficile trovarle in altre parti d'Europa, e quando le si trovano sinceramente non sanno di un granché. Quindi insieme a mia moglie abbiamo cercato un po' in giro e finalmente abbiamo trovato una ricetta che ci ha permesso di ricreare in casa una ciabatta come quelle che compravamo ogni mattina in panetteria e in Italia. Io sono Gigio Attanasio e insegno a fare la pizza in casa per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza e per cambiare per sempre la vita delle persone, anche quando non si parla necessariamente di pizza, proprio come oggi. In questo video mi aiuterà mia moglie, che è l'esperta di questa tipologia di impasti, e non vi perdete nemmeno un passaggio, perché queste buonissime ciabatte sono state fatte utilizzando il Polish. Passo la linea a mia moglie. Allora Mary, ci spieghi un po' che cosa faremo oggi? Faremo il pan ciabatta. Il pane che si presenta più o meno di questa dimensione, alto così. Ci spieghi come farlo? La ricetta è abbastanza semplice, però si svolge in più fasi. Iniziamo preparando un lievitino, o polish, insomma come lo vogliamo chiamare, con 200 g di farina Manitoba, 100 g di farina 00, che mescoliamo bene insieme. Questa è una fase molto molto veloce. Aggiungiamo 300 ml di acqua tiepida, poi aggiungiamo 2 g di lievito secco. Se avete il lievito di birra fresco ne usate 6 g. Io avevo quello secco e l'ho dovuto attivare perché il nostro lievito richiede di essere attivato. Tolto dai 300 ml l'acqua per attivare il lievito. Abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti con un cucchiaio, una spatola. Con le mani pure? Con le mani se preferite. Bisogna mescolarlo, unire bene gli ingredienti, ma cerchiamo di sciogliere la farina il meglio possibile. Perfetto, è pronto. Lo mettiamo a riposare nel forno spento con la lucina accesa. Ci vediamo fra 3 ore. Ciao! Ecco qua, questo polish ci serverà per fare l'impasto vero e proprio. Come si fa l'impasto vero e proprio? Si fa in due fasi. Prima con la foglia per raccogliere tutti gli ingredienti e dopo un po' bisognerà usare il gancio. Nella planetaria abbiamo 400 g di farina Manitoba e 200 g di farina 00. Aggiungiamo tutto il polish. Guardate com'è bello. Aggiungiamo 350 ml di acqua tiepida, 3 g di lievito secco attivato oppure 9 g di lievito di birra fresco. Accendo e parto. Mi sembra questa sia la consistenza desiderata. Potete farlo anche a mano. Mettiamo il gancio e proseguiamo più o meno per 5 minuti, fino a quando non si staccherà dalle pareti. Interrompiamo un attimo, aggiungiamo 20 g di sale e proseguiamo. E adesso lo lascio in planetaria. Il nostro impasto è pronto. La seconda fase è durata più o meno 7-8 minuti, lo copriamo con pellicola e lo facciamo riposare per un'ora. Ci vediamo dopo. Ecco qui come si presenta il nostro impasto dopo un'ora di lievitazione a temperatura ambiente. Mamma mia, guardate com'è bello! Forse è triplicato. Eh sì, è un impasto morbidissimo. Abbiamo fatto una bella spolverata di semola. Se non avete la semola, va bene anche un'altra farina. Però versiamo il nostro stupendo impasto. Siamo sul piano di lavoro, guardate com'è bello. Ci bagniamo le mani con la semola e diamo due pieghe. Fate così in maniera gentile per non far uscire proprio tutta l'aria. Prendete un lembo, lo girate così, chiudete le pieghette in questo modo, prendete l'altro lembo, lo ripiegate dall'altro lato e chiudete per bene anche l'altro lato. Schiacciamo nuovamente. Guardate come escono le bollicine mentre lo lavoriamo. Facciamo un'altra piega. Richiudiamo le pieghe.
vado a fare un taglio così, schiaccio un pochino, apro e la nostra prima ciabattina è pronta, la metto a riposare. Ecco qua, abbiamo finito e lasciamo lievitare per un'ora e mezza. Tra un'ora ricordiamoci di accendere il forno alla massima temperatura. Ci vediamo tra un'ora e mezza. Ecco come devono apparire, belle gonfie, alcune si sono un po' attaccate e adesso sono pronte per essere infornate. Guardate come sono belle. Cuoceremo queste ciabatte sulla lastra in acciaio al carbonio. Ma non spaventatevi, perché se non ne avete una va benissimo anche una teglia o meglio ancora una pietra refrattaria. Massima temperatura, sì. Statica. Sto cercando di prendere i panini e poggiarli sulla piccola pala. Ecco, io sto facendo attenzione perché vorrei che questa prima infornata venisse bella gonfia. Sulla lastra le nostre ciabatte e spruzziamo generosamente con dell'acqua e chiudiamo subito. Queste spruzzate d'acqua ci serviranno per avere delle ciabatte di un bel colore ed una crosticina bella croccante. Anche perché ricordiamolo, in questa ricetta non abbiamo aggiunto malto. Non lo troviamo qua in Irlanda. Non lo avevamo. Però voi se ce l'avete il malto aggiungetelo, perché vengono più colorate. Dovete aggiungere 10 grammi di malto. Adesso aspettiamo 15 minuti. Comunque col riflesso del sole dietro mi sembri tipo quelle fotografie most wanted. Sono passati più o meno 7 minuti e a questo punto portiamo la temperatura a 200 gradi per non bruciarli. Così sono già colorati. Naturalmente quella più piccola è più colorata, questa che è un po' più grande ancora non è colorata. Allora giriamola. Ecco qua, le prime tre sono pronte, le paffutelle. E non abbiamo usato il malto. Guarda come sono belle colorate. Adesso invece vi farò vedere il trucchetto per avere delle ciabattine sottili, quindi con poca mollica dentro, e croccanti. Prendere un pezzetto di impasto, allungarlo così con le mani e adagiarlo sulla pala. Ecco qua. Qua lo schiacciamo un po'. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Sì, ecco qui le nostre bellissime e buonissime ciabattine. Guardate come sono belle. Guarda come sono croccanti. Sentire il crunch. Assaggiamo questa. Mamma mia, proprio buono. Ma lo sai che l'hai fatto proprio buono questo pane? Grazie. Ma proprio guarda, quando tu fai così, cioè a livello di mollica non ce n'è tanta ed è molto croccante, come piace a me. Questo esalta proprio i sapori, salumi, formaggi. Non solo, anche verdure grigliate, funghi sott'olio. Ne valsa la pena. Decisamente. Beh, volevo dire una cosa importante. Cliccate qui se volete vedere invece come si fanno i cornetti come quelli del bar. Invece, se volete scoprire come fare la pizza in casa in 110 secondi con la lastra che vi abbiamo fatto vedere prima, vi basta cliccare qui in basso. E poi infine, se volete iscrivervi al canale, cliccate qui sotto e scoprirete tantissimi segreti e tante altre cose. Ciao e alla prossima!